Un saluto e bentornati a tutti gli amici delle Centrometa Italiane. Negli ultimi anni abbiamo sentito parlare spesso del Niño, fenomeno climatico che consiste nel surriscaldamento delle correnti marine dell'Oceano Pacifico, con ripercussioni a livello globale, nonché fino alle nostre latitudini. Oggi possiamo analizzare l'andamento di tale indice climatico e provare a capire l'evoluzione nel tempo e nei prossimi mesi. Dall'inizio del nuovo anno, in seguito al picco di massimo registrato tra i mesi di novembre e dicembre del 2015, l'anomalia positiva di temperatura superficiale delle acque del Pacifico sta calando costantemente e, come ci mostra la grafica, secondo il modello previsionale, ci attende un ulteriore calo nei prossimi mesi, raggiungendo la fase neutrale tra maggio e giugno. Anche se determinare il momento esatto di tale passaggio è abbastanza complesso a causa dell'elevata incertezza previsionale. Nonostante l'andamento del Niño vada verso un ritorno alla norma, non ci attendiamo una risposta immediata, bensì i suoi effetti continueranno ad influenzare ancora il clima a livello globale. Questo perché la risposta dell'atmosfera ai cambiamenti oceanici necessita di un periodo di tempo dell'ordine di alcuni mesi. Ma intanto i primi effetti iniziano a mostrarsi con gli alisei che nelle ultime settimane sono tornati più vigorosi sulla zona equatoriale a soffiare da est verso ovest, dopo essere rimasti sotto media dall'inizio del 2015 in concomitanza proprio con l'inizio dell'aumento del fenomeno climatico in questione. Abbiamo finora visto come può variare l'intensità del fenomeno climatico e vi invito a seguirci nei prossimi aggiornamenti ed evoluzioni climatiche apportate dal Niño. Un saluto dal Centro Meteo Italiano.